titolare di quel bonifico. Aspetta, mi sto prendendo un foglio. E dai. Dimmi. Allora. Metti, allora, il beneficiario è, scusami, studio di consulenza d'impresa. Perfetto, l'importo è 106.880. 106.000. Guarda se te lo prendi online, non lo so, può essere, se te lo prende fai 50.000 e poi domani faccio altri 50.000. Ok. Intanto se te lo prende, la causale è questa, saldo vostra fattura pro forma, saldo vostra fattura pro forma numero 05 barra 2019. Si manda la struttura, come me la struttura però, se gli domandi per me. Voglio parlare adesso, e gli è arrivata la PEC dell'amministratore, gli ha revocato l'incarico, hanno deciso di revocare l'incarico a struttura, quindi guardiamo la PEC di struttura e soprattutto prega Mimmo, se passa sti giorni a casa tua e se arriva la raccomandata, dobbiamo piare, c'è una casa tua di cilindrista sconosciuto, mentre poi ricorsa, e nel contempo i soldi su struttura falli spostare sul conto di che sono tutti effetti, tanto ci Vabbè, con possiamo che fidare, no? causale? Inventiamoci una qualsiasi, in terzo, consulente, non so quanti soldi sono, siamo 30, 40. Non lo so. No, manda a Ponte di Nona, se no, per la piattaforma, diciamo, manda a Ponte di Nona. Manda a Ponte di Nona e poi a Eh Morini, sì, poi dopo. Però manda a 38, mandane 35, lascia 3.000 euro, no? E dici, nostra proposta di acquisto cauzionato, fai così. Fai una cosa, chiama Riccardo, c'è i soldi su struttura, fatti dare, chiamalo prima No, che c'è la riparti. struttura, c'è il banco, ma ti aspetta, Chiama un attimo prima chiamo. che parte, No, perché questo è chiamo. un passaggio dedicato per sta a te, tu non devi scrivere mai direttamente alla Università di Palermo, No, ma no, la no, no. struttura deve scrivere, perché come questo ti ha scritto, dicevo ieri anche con Antonio, poi ci abbiamo detto, ci aggiorniamo lunedì, questa lettera ti ha scritto questo specie La PEC di amministratore struttura giudiziario. non è valida. Come non è valida? No, forse sarà scaduta, Salvatore. Ma Sarà manda a me che scaduta. la devo trasferire su carta intestata, già fa firmare, cioè dobbiamo scambiarci il tempo, capisci? Non è che puoi mandarla te, tu sei soggetto terzo, devi mandare struttura, firmata amministratore e all'occorrenza, perché ci sta bene la firma degli advisor, tu in modo di dare legittimità totale. Però è un passaggio a struttura che devi dare sto documento all'avvocato, non può dare direttamente evidentemente, no? No, perché non ho niente. Bisogna questo documento, mi arriva a me in Word, io faccio un copia e incolla pari, e se no come mi faccio spostare sul BPM, cioè non c'è la nessuna comunicazione, non ho fatto un cazzo, certo. Vabbè, ma per evitare rischi, perciò dico, facciamo prima, Allora, faccio mettiamoci, prima lui di blocco là, ok. capito, questo qua c'è il cane proprio ammazzato, Sì. intanto controlliamo la PEC di struttura, e a me mi avvertivo che testa e cartello, struttura SRL, No, lo so. già ci sta, l'unica cosa è che devo attivare la PEC, infatti tu lunedì vieni in ufficio. Una PEC valida ci vuole. Sì. Fai farla No, ma aprire. sicuramente c'è, non lo so, Antonio, sto dicendo un'altra cosa, non parliamo alla PEC, parliamo di una cosa fondamentale, perché tutto questo report sarà stato fatto su carta struttura, firmato dagli advisor, capisci? Se noi scriviamo Certo. direttamente che commettiamo un errore proprio di strategia, Ma quindi no, può ma poi essere, io no, ma mi ormai faccio amici di paghetta questa a quello storia, seduto, noi qua, c'è. quello là, e gli dico che è stata di... Che te ne fa? Di... Ah, mo non uscire più che dai soldi, che c'eri dati i soldi Certo, nostri. certo.